Ciao amici di Music Off, la puntata di oggi è dedicata al Darbuka Style. Ho chiamato così questa tecnica dove viene utilizzata soprattutto la fascia per i suoni percussivi della mano destra. Vi faccio ascoltare semplicemente il basso, suonato solo con la mano sinistra, un basso lungo, e l'accompagnamento in stile Darbuka. Allora, una delle cose da imparare è poter riuscire a suonare soltanto con la mano sinistra il riff che ci interessa. E l'altra cosa importante è riuscire a stabilire che tipo di pattern vogliamo utilizzare per la mano destra. Io mi sono inventato questa piccola cosa che ha a che vedere con la rumba, che è questo ritmo particolarmente incalzante. Nel PDF potete trovare l'indicazione ritmica allegata alla lezione. L'altra cosa interessante è poter incrociare quindi in questo stile una melodia che sia accattivante da fare sui bassi. In questo modo, come dire, possiamo essere espressivi utilizzando la mano sinistra in un modo e la mano destra in un modo completamente diverso. Vi faccio ascoltare molto brevemente l'inizio di un mio brano che si chiama Falangi. Sono in drop e D. In questo modo abbiamo la possibilità di poter ascoltare due cose completamente diverse inserite all'interno dello stesso brano. Il brano dopo va avanti con una piccola essenziale melodia, ma la cosa importante che a me preme poter sottolineare da questo punto di vista è riuscire a suonare un accompagnamento soltanto sulle fasce. Il lavoro da fare su questo meccanismo è quello di concentrarsi quindi su anulare e mignolo che colpiscono la fascia e praticamente il top che viene suonato semplicemente dal pollice. I movimenti devono essere semplicemente alternati. Sarete poi voi a decidere all'interno di un pattern di vostra invenzione, io vi propongo quello del mio brano Falangi. Sarete poi voi a decidere che tipo di accenti mettere in questo continuous alternato di suono percussivo. Ci vediamo alla prossima. Ciao.